Ciao, ci vediamo di nuovo dopo un anno circa. Devo dire la verità, la mia media di video, di vlog, intendo, non è brutta, è pessima. Quest'anno sono tornato. Quasi per lo stesso motivo. Anche quest'anno abbiamo fatto Chi volete che vi liberi, però quest'anno è stato diverso, l'ho sentito in maniera diversa. Non ti nego che l'anno scorso è come se l'avessi sentito dopo, quindi col fatto del performer, cose, tutte le piatte, bellissimo, ok, tutto bello. Quest'anno però il sentimento che ho provato è stato abbastanza diverso. Tutti i mesi precedenti alla messa in scena di Chi volete che vi liberi sono stati, yeah, great, veramente belli. Anzi, c'era questo costante ottimismo che saliva sempre, 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 sempre. Ero tanto felice. Ti dico questo, l'altra volta, se tu ti ricordi, io ho registrato la voce per quanto riguarda lo spirito, la salita verso il Golgota e ho rievocato un po' di sensazioni dell'anno scorso. Mi sta ricapitando ora. Ciao. Ciao! Stavamo rifacendo alcune produzioni, stavamo rifacendo le proiezioni, stavamo rifacendo le registrazioni, la locandina, il trailer, tutto bello. Però poi è successa una cosa. Nulla di brutto, anzi, qualcosa di, mi verrebbe da dire, altamente fisiologico, ovvero arriva il giorno della prima messa in scena dello spettacolo. È un qualcosa che a me capita sempre nella vita. Ogni volta che io attendo qualcosa, sai, una bella cosa, mi prende quel sentimento di, lo metto qui in sovraimpressione, presa a male. Ma non è una presa a male circa il non voler fare quell'evento o quella determinata cosa. È una presa a male veicolata dal pensiero del oh no, è iniziata. Quindi vuol dire che sta finendo. Io non costruirò il regno di Dio diventando l'uomo più potente del mondo, ma facendomi il più povero di tutti, perché io sono l'agnello di Dio. E con queste parole porterò la mia vita a tutti. Lo so, può essere un pensiero per dire, ma che dici? Stai zitto! Lo so, io sono fatto così. È come se ogni volta che andasse a iniziare qualcosa, mi sento già triste perché so che quel qualcosa è iniziato, quindi quel qualcosa sta già finendo. Ed è un sentimento abbastanza riconducibile quasi a un sentimento leopardiano. Sì, effettivamente è così. Piacere, cose, l'attesa. Ma Vita, pompia, vita. siamo concentrati, signor Davide. Sono super rilassato. Concentrati e rilassati. Sì, potrebbe avere senso. L'altro giorno su internet ho cercato e trovato questo topic che parlava del tu che guardi l'orologio e che magari stai a di l'ora, non dire che sono le 8:40, sono le 9:20. Questa idea di questo vlog mi è stata suggerita dal mio team stesso, per dire, mi sta prendendo male, lo sto sentendo, sta iniziando, è già finita. Ecco, ha suscitato un poco malcontento questo mio sentimento in questo tour che abbiamo fatto di 5 date. Eccolo! Ciao. Eccolo! Il performer! Eccolo! Eccola quella che stava appicciando tutto! Sì, la piromane! Questa è la parte più bella della serata, quando si smonta e abbiamo finito alle 10, torniamo a mezzanotte. Questo per me non vuole essere un video come l'anno scorso, non era un video backstage, questo è un video reminder per me. Quest'anno, nelle stories di Instagram, per un po' spammare il tutto, scrivevo i reminder per me, per tipo, ok, hai fatto questo pezzo qui, adesso devi passare al prossimo, però non ti dimentica che questo pezzo qui magari lo devi mixare, poi ci devi fare il master, poi ci devi fare la voce, poi ci devi fare l'equalizzazione, tutta una serie di cose, ok? Ma che stai a Ma dire? l'ho domandato. Ma che stai a Farò dire? tutto, tutti i ringraziamenti, No, no, tutto. no, 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 tutto insieme. Ma che stai a dire? Ma mette però, ma fa tutto.
Ok, secondo giorno di smontaggio. Questa è sempre la parte più bella della serata. Non è vero, non è vero. Sono io il giudice di me stesso, il peggiore, il più severo soprattutto. Questo argomento è un qualcosa che io mi porto dietro in tutte le cose che faccio nella mia vita. È come se non riuscissi a godermi l'attimo in sé. È perché sono costantemente le 8:40. Bisognerebbe essere un po' più le 9:20. Questo sentimento però, io ricordo, nei mesi scorsi non si limitava solamente alla messa in scena della prima di questo spettacolo. Mi ricordo perfettamente che stavo facendo le prove e io stavo così. E il mio team mi diceva: Davide, ma che è? Tutto a posto? Ma che c'è? Qual è il problema? E no, sai, io se non finisco gli esami non vivo. A me funziona così. Terzo giorno. Le 8:40 e le 9:20 alla fine non sono così poi tanto diverse dal punto di vista cronologico-temporale, però è l'affrontare la vita in una maniera diversa, è il godersi l'attimo preciso in cui quella determinata cosa sta avvenendo. La costruzione di uno spettacolo può essere una passeggiata in riva al mare, Natale, Pasqua. Non è che se arriva Natale tu stai già a pensare all'Epifania, perché sai che Natale finirà, arriverà l'Epifania, finiranno le vacanze, si tornerà a scuola, o in conservatorio, o all'università, o al lavoro. Quindi questo, dicevo, sarà un video reminder più che altro per me, non per te che lo stai guardando, magari non lo troverai nemmeno utile, o meglio, spero che tu lo possa trovare utile, perché magari tu sei come me, e mi dispiace per te. Credo fortemente che nella vita quindi bisogna provare ad essere almeno, tentare di essere più le 9:20 che le 8:40.